Sono tanti gli spunti che provengono dalla Festa dello Sport di Giarre, l'evento tenutosi la scorsa settimana al Palaiungo. Il sindaco D'Anna, presente alla cerimonia di premiazione delle società sportive giarresi che si sono contraddistinte in questa stagione, ci ha confidato lo stato dei lavori del Palacannavò, già ex Palaiungo di Giarre, e quello che intende fare l'amministrazione riguardo le strutture incompiute. Qual è lo stato della messa in adeguamento della struttura? Sì, sono previsti degli interventi che riguardano il parquet. Già da diversi mesi era stato individuato sia il progetto e anche la società che dovrebbe realizzare i lavori. Si era immaginato di aspettare la fine dei campionati della scuola, ormai ci siamo, quindi mi auguro da qui a qualche settimana si possa mettere in moto il meccanismo di miglioramento del parquet di gioco. Mi dicevano che i tempi di realizzazione non saranno lunghi, nell'ordine di circa un mese, quindi diciamo abbiamo tutto il tempo, ma non dobbiamo neanche cullarci. E poi ci possono essere anche tanti altri piccoli miglioramenti, voglio dire sugli spalti, ad esempio c'è qualche società che ci ha proposto anche di poter fare piccole migliorie con pochi interventi, ove possibile noi cercheremo ovviamente di avvalerci, perché questo è un concetto di sussidiarietà. Sussidiarietà è il costruire insieme, dando a ognuno per quel che può la possibilità di lavorare. In questo caso l'ente comune mette a disposizione, come sapete, le strutture vengono messe proprio a tutte le società che fanno attività agonistica, noi ci facciamo carico insomma anche di quelle che sono le utenze e quant'altro. Nello stesso tempo però le società, ecco, ci danno non solo il blasone, l'onore di portare il nome di Giarre in giro, di formare, come dicevo prima, le generazioni di giovani che si avvicinano allo sport, ma ove possibile ci danno anche una piccola mano sugli aspetti proprio operativi, sulle strutture, infrastrutture, con piccoli interventi di miglioramento. È la strada giusta, quando ci sono poche risorse la forza sta nell'unione di intenti e nell'unione anche di volontà di arrivare a dei risultati comuni. Pensa che sia opportuno provare ad organizzare, ad intavolare una discussione fra tutte le società sportive giarresi per riuscire in un certo modo a poter recuperare le strutture? Sappiamo che Giarre è la capitale dell'incompiuto, quelle strutture probabilmente non potranno essere nemmeno demolite perché i costi sono esorbitanti per lo smaltimento degli inerti, però per le strutture che possono subire delle migliorie, che possono in ogni caso diventare fruibili al 100%, anche se ci è bisogno di uno sforzo maggiore da parte delle società, sarebbe il caso di fare un tavolo tecnico per cercare di coinvolgere tutte le società davanti a un tavolo per poter cercare di centrare gli obiettivi e migliorare, anche perché così forse si possono sedare una volta per tutte le eventuali beghe che ci sono fra società e remare tutti nella stessa direzione. Diventa fondamentale un tavolo tecnico e l'individuazione di comuni volontà sono anche forza di pressione verso chi poi deve fare la propria parte. Noi spesso soffriamo un po' di mancanza di progetti, l'attrazione di risorse non è semplice, però nel momento in cui c'è la possibilità, se non ci sono i progetti non si va avanti. Allora noi abbiamo, faccio un esempio, una piscina incompiuta che però strutturalmente è ancora, come dire, in condizione di essere completata. Solo per un metro non è a norma. Questo, voglio dire, ai fini poi concreti della fruibilità cambia poco, però intanto daremmo una struttura importante. Penso alla pista di atletica, dove non solo vorremmo, speriamo, poter rifare presto il mandola, il parquet, però anche in questo caso le stesse tribune che non possono appunto essere demolite, come diceva anche lei, potrebbero però essere accatastate e rese agibili dalle varie strutture alle quali verrebbero concessi in cambio. E poi c'è l'esigenza, attraverso, se il movimento sportivo riesce insieme all'amministrazione a fare come dire massa critica proprio per testimoniare l'esigenza di avere queste strutture a disposizione, secondo me in prospettiva si potrebbe anche ipotizzare qualche ulteriore strutture, magari in materiali semplici, penso a delle tensostrutture, penso a delle come dire delle possibilità di realizzazione con costi non eccessivi, di cui Giarre ha bisogno, perché Giarre, poi abbiamo visto, a tutti gli sport, a diverse squadre che magari si ritrovano a competere nello stessi campionati, c'è bisogno e c'è fame di spazi, quindi assolutamente sì, bisogna andare in questa direzione.